Cioè lei sta dicendo che l'Annunziata con la sua trasmissione fa politica. No, non è che fa. Segue, ma lo dice lei stessa che fa segue politica. La sua linea. Dice, segue, dice Lucia. Segue la sua linea, segue la sua linea che gli ha portato grandi vantaggi perché l'ha portata ai vertici della RAI nel suo periodo, rappresenta quell'area che nella lottizzazione all'interno della RAI viene data alla sinistra che sceglie di farsi rappresentare da giornalisti come l'Annunziata, e infatti la sinistra in Italia non governerà mai fino a quando si farà rappresentare da giornalisti come l'Annunziata, perché qui il vero rischio, caro Klaus, è che non è che Berlusconi si faccia fare le leggi ad personam per non farsi processare, il vero rischio è che Berlusconi si possa fare una legge ad mummiam per governare per i prossimi 150 questo, anni diciamo la dopo che sarà morto. Mi va bene questa considerazione politica. Quando sarà questa la forza in campo di giornalisti, di politici, eccetera, con cui la sinistra pensa di contrastare Berlusconi, Berlusconi potrà governare a vita. Quindi l'Annunziata a vita avrà spazio in Rai, perché quel prodotto giornalistico, se è stato creato per contrastare Berlusconi, finisce con l'essere più favorevole di Emilio Fede. Infatti Berlusconi non lo toglie. E infatti. Dell'Utri però già l'avrebbe spento chissà da quanto tempo. Dell'Utri, capitolo Dell'Utri, quanto Spatuzza ha rafforzato Dell'Utri? No, Spatuzza ha dato secondo me un contributo importante che non è assolutamente favorevole a Dell'Utri, non capisco la sua conclusione. Io attendo la sentenza, per l'ha rafforzato questo è un punto di vista, io attendo la sentenza, ne parliamo dopo la sentenza. A parte che sto libro volevo ribadirti su Graviano, insomma abbiamo già tutto qua, sì, però, non c'era bisogno di far depositare Spatuzza, bastava leggere qua e Graviano. Sono due ambiti che noi dobbiamo considerare. Una cosa se parliamo tecnicamente del processo Dell'Utri e delle condotte e delle responsabilità di Dell'Utri, lì possiamo iniziare ora e finire dopo domani. Una cosa è se invece noi dobbiamo considerare il contesto politico delle dichiarazioni di Spatuzza, di Dell'Utri e del processo Dell'Utri. Perché a quel punto io mi alzo e vado in protezione, perché è pericolosissimo considerare Dell'Utri come il capro espiatore, come il responsabile di tutto. Dell'Utri è un imputato in un processo giudicato in primo grado e condannato in primo grado che attende la sentenza del giudice del secondo grado. Punto. Se noi poi dobbiamo parlare delle collusioni della mafia con quel gruppo politico che ha espresso da lui e che esprime Dell'Utri, è un discorso completamente diverso. Quindi, no, però lei ci ha dato un'informazione, lei ha detto da tecnico, ci ha detto state attenti che Spatuzza dal punto di vista tecnico processuale ha detto qualcosa. Cioè, questo ci sta dicendo. Cioè, ha detto quello che già noi avevamo scritto, riscontrando il suo giornale. Ma non tutti l'hanno letto il libro, non dia le cose per scontate. Io lo spieghiamo, no? Libro, non dia le cose, non faccia come la sinistra. Non faccia come la. Non tutti hanno letto il suo libro, quindi non dia le cose. Non ci riuscirei manco se li faccio all'università. Allora, vogliamo spiegare, scusi, questo passaggio che c'è nel libro, perché lei l'aveva già detto, praticamente inquadrato nelle rivelazioni di Spatuzza, e perché tecnicamente non ha fatto rafforzato Dell'Utri. Ma lo dice lei. Perché? Spatuzza dà un contributo importante nei limiti in cui riesce a dirsi, nei limiti in cui si potevano portare al dibattimento gli elementi acquisiti, questo che l'indagine è in corso, perché c'è anche questo problema temporale, c'è un'indagine sulle dichiarazioni Dell'Utri che coinvolge diverse procure. E c'è un ufficio che è la Procura Generale di Palermo, che non può fare indagini, non fa indagini, che riceve quei frammenti che delle altre procure gli sono arrivati. Probabilmente se il processo d'appello a Dell'Utri si fosse fatto tra due anni, gli elementi per utilizzare Spatuzza e per riscontrare Spatuzza sarebbero stati molti di più, molto più circostanziati. Purtroppo noi stiamo utilizzando Spatuzza in un processo in corso d'opera, cioè stiamo utilizzando, è come per pretendere di mangiare il pane uscito da fuori. Però Dell'Utri ha detto noi che sono manovrati dai servizi, così i notizi. Ma ha detto a loro che Dell'Utri può dire quello che vuole, cioè i servizi sono in mano loro, cioè chi li manovra? Forse i servizi israeliani li possono manovrare, ma se i servizi ce li hanno in mano, hanno nominato tutti quelli che volevano, a capi, a vice capi, a controcapi, a usciere, ad autisti, cioè li dirigono loro i servizi, se i servizi li dirige Letta. Quindi se avete capito, scusi, lei ci dà una chiave tecnica più importante che non è scontata, lei ci sta dicendo A, che Dell'Utri Spatuzza è arrivato in corso d'opera, quindi la potenzialità
testimoniativa di Spatuzza c'è, ma fino a oggi non c'è tutta, perché se avesse avuto più tempo la magistratura... Cioè, per esempio, non ci sono i riscontri dei tabulati di Lalia, okay, di Spatuzza, eccetera, che io ciò che Caltanissetta c'ha e sta utilizzando e che la Corte d'Appello di Palermo non potrà valutare. Quindi se Dell'Utri sarà assolto o condannato, non mi interessa. Accetterò la decisione, cioè, che non per non una no, guerra personale, cioè, è uno dei migliaia di imputati dei quali mi sono occupato, mi ha pure attaccato, mi ha pure criticato, sì, però come hai detto da lui me l'aspetto, perché è un imputato. Beh, non sempre l'ha attaccato. Dico, vabbè, comunque sì, è un imputato, quindi è chiaro che non può parlare bene di me perché io sono il consulente, certo, sono il consulente del pubblico ministero, comunque se lo fa, insomma, accetto comunque le critiche, perché vede, a differenza di qualche magistrato di questa sinistra che quando lo si critica lo fa la querela, io se un imputato mi critica, mi ha criticato Cuffaro, come mi critica Dell'Utri, come mi può attaccare Mastella, io lo accetto, perché quella persona legittimamente sta facendo un suo diritto, essendo stato colpito dalle mie attività, di difendersi anche mediaticamente. Però quando non lo fanno gli imputati e gli indagati di cui io mi sono occupato, ma quelli dei quali mi stavo o mi dovevo occupare per impedire che io me ne occupi, allora quelli sono gli autentici mascalzoni. Ok, quindi lei dice tecnicamente Spatuzza potrebbe inguagliare Dell'Utri. Se ne ha fatto ormai, finito, quello che ha fatto è tutto il processo, quindi dovremo vedere come la Corte d'Appello valuterà. Intanto ci sono alcune iniziative della difesa di Dell'Utri che non ho capito, hanno buttato l'ando, hanno messo in mezzo di pietra, urlando. Io questa caduta di stile, devo dire sinceramente, dal senatore Dell'Utri non me la sarei aspettata, quindi non so come può essere. Peccato, perché tra l'altro c'ha degli ottimi difensori, aveva anche degli ottimi difensori al primo grado Dell'Utri. Guardi che la difesa Dell'Utri è stato condannato in primo grado. La sentenza si può leggere, rileggere, secondo me c'è anche un problema nel capo di imputazione non da poco, che si sarebbe potuto far valere in appello, perché c'è una contestazione di concorso fino al 94 ed elementi successivi al 94, quindi c'è un problema di capo di imputazione, di valutazione degli elementi per difendersi e per impugnare la sentenza, erano tanti. Però io posso dire che i difensori di Dell'Utri in processo di primo grado hanno fatto un lavoro veramente di altissimo livello. Quindi c'è stata la caduta di stile. No, io adesso non voglio entrare, perché fra i difensori di Dell'Utri ce ne sono anche molto bravi. Vabbè. Un nuovo libro di Spataro. Sì, ma diceva mia moglie che c'è questo libro. Spataro è un magistrato di altissimo livello, quindi un libro che comprerò perché poi io adesso. Falcone, la lettera famosa a Falcone, il fatto che gli diceva sulla nomina mancata, eccetera, qualcosa da dire sui rapporti, sulla rilettura che fa di quegli anni Spataro. E devo leggere il libro ancora, devo leggere il libro, lo leggerò con molta attenzione. Però seguo Spataro nelle mailing liste della magistratura e devo dire, ho sempre apprezzato gli interventi di Spataro, tranne quelli che ha fatto su di me, ma forse perché non sulla giustizia la sinistra incoerente, poi su appunto, ma Spataro, secondo me è uno dei pochi che ha le idee molto chiare in fatto di giustizia, cioè? No, nel senso che parla con molta cognizione di causa. Spero che non rimanga vittima dell'autoreferenzialità, che un po' questa casta sta assumendo.